Torrelli, che saluto e ringrazio della presenza. Il procuratore è accompagnato da sostituti procuratori Guglielmo Valenti e Carlo Rinaldi, cui vanno anche i miei ringraziamenti per la loro disponibilità. Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta la partecipazione da remoto dei componenti della commissione. Avverto inoltre che i nostri ospiti che della presente audizione sarà dato un resoconto stenografico e che, se lo riterranno opportuno, consentendo alla commissione, i lavori potranno proseguire in seduta segreta. Segnalo che, in tal caso, per la parte seduta sottoposta al regime di segretezza, saranno sospesi tutti i collegamenti da remoto e la trasmissione diretta sulla TV della Camera dei Deputati, che saranno tempestivamente riattivati alla ripresa della seduta libera. Al fine di assicurare il migliore svolgimento dei lavori, invito inoltre i nostri ospiti a destinare, se possibile, l'illustrazione di eventuali contenuti riservati alla parte finale della seduta. Ricordo che la Commissione è chiamata, in base alla relativa legge istitutiva, a svolgere indagini atte a far luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, anche con riguardo alla verifica di eventuali comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica, ovvero dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti. La Commissione ha inoltre il compito di individuare eventuali connessioni tra tali attività illecite e altre attività economiche, con specifico riferimento al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali e tra le diverse regioni, anche tenendo conto del divario della dotazione di impianti. In tale contesto, nell'ambito dell'attività di inchiesta avviata, la Commissione verifica altresì l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione dei servizi di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti da parte dei soggetti pubblici o privati, con particolare riguardo anche ai sistemi di affidamento dei citati servizi. Infine, è compito specifico della Commissione indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ovvero i siti abusivi di scarica. L'audizione odierna rientra nell'ambito dei filoni di approfondimento avviati per decisione dell'Ufficio di Presidenza, integrando i rappresentanti dei gruppi con riguardo, da un lato, al sistema di smaltimento dei rifiuti della Regione Campania, nonché al monitoraggio degli appalti relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e delle conseguenze di accadimenti di natura criminale nella medesima Regione, incluso il fenomeno dei roghi e dell'altro. All'analisi dei traffici internazionali di rifiuti, con particolare riferimento a quelli in uscita verso paesi, più nello specifico con riguardo a tale fenomeno, durante la scorsa legislatura la Commissione ha condotto un'apposita inchiesta di confluita nella relazione finale sul traffico illecito di rifiuti in Tunisia, approvata dalla Commissione medesima nella seduta del 15 settembre 2022, con riferimento a dei rifiuti originariamente diretti in Tunisia e rientranti in Italia tramite il porto di Salerno. I medesimi rifiuti avrebbero poi dato origine, secondo quanto reso noto da notizie di stampa, a un incendio di vaste dimensioni presso il comprensorio militare di Persano, a Salerno, a dimostrazione della pericolosità del fenomeno oggetto di indagine da parte di questa commissione e in relazione al quale sono stati trasmessi dalla Procura di Salerno, che ringrazio della collaborazione, i relativi atti di indagine. Le chiediamo quindi di rappresentare alla Commissione sia quelli che ritiene essere gli aspetti caratterizzati del fenomeno e le relative criticità, anche a livello normativo, sia il quadro della situazione attuale e dei fatti a sua conoscenza, con particolare riguardo allo stato delle indagini svolte finora e all'incendio recentemente divampato. Cedo dunque la parola al nostro ospite per lo svolgimento di una relazione introduttiva, al termine della quale i colleghi parlamentari potranno rivolgere eventuali domande o richieste di chiarimento. Prego. Allora, grazie Presidente, saluto tutti e vi ringrazio dell'invito. Vorrei dire innanzitutto che la vicenda processuale relativa al rimpatrio dei rifiuti dalla Tunisia, che coinvolge la SRA SRL, è solo una delle vicende che ha riguardato in questi anni la Procura di Salerno e in particolare il Porto di Salerno, che è un luogo particolarmente caratterizzato per delle situazioni che dirò tra breve, che è un luogo particolarmente caratterizzato per la sua utilizzazione per l'importazione e l'esportazione di merci illecite, incluse tra questi evidentemente i rifiuti. Ci sono delle ragioni di questa, come dire, elezione attribuita al porto di Salerno, e cioè costituita dal fatto che il porto è caratterizzato da una particolare operatività, probabilmente anche sovradimensionata rispetto a quelle che sono le sue possibilità logistiche, e che è caratterizzato dalla assenza di attrezzature di controllo dei container che si muovono in uscita ed in entrata. In più occasioni ho segnalato queste carenze, evidenziando la necessità dell'installazione di uno scanner di ultima generazione,
L'Agenzia delle Dogane mi ha detto, mi dice per la verità da tempo, che è in corso di installazione finalmente questo scanner. Auspichiamo di vederlo installato nel 2024. Però è evidente che l'assenza di un macchinario capace di verificare cosa c'è all'interno dei container rende sostanzialmente la scoperta delle merci illecite in transito attraverso il porto un fatto episodico, assolutamente casuale, dovuto spesso o alla fortuna o a segnalazioni che provengono, diciamo, da organi di polizia, diciamo, esteri prevalentemente. In particolare, per esempio, la vicenda di rifiuti esportati in Tunisia, dei rifiuti esportati in Tunisia, la Procura di Salerno ha avuto la possibilità di prendere cognizione unicamente nel momento in cui questi rifiuti furono scoperti in Tunisia e ne fu disposto sostanzialmente il rimpatrio a Salerno. Vi sono altre situazioni che sono state anche in qualche modo oggetto di interesse della Procura di Salerno, che favoriscono, diciamo, questa particolare, come dire, propensione del porto a questo tipo di transiti, derivanti da una diffusa serie di infedeltà da parte di quelli che sono gli organi o che dovrebbero essere gli organi preposti ai controlli. Nel 2020 la Procura di Salerno eseguì una misura cautelare a carico di 50 tra spedizionieri e operatori dell'Agenzia delle Dogane per reati, appunto, di corruzione finalizzati, appunto, alla mancata effettuazione di quelli che erano i controlli doverosi per legge. Dicevo che la Procura non si è interessata unicamente alla vicenda Tunisia, perlomeno in altre due vicende vi è stato un interessamento sull'utilizzo del porto per trasporti transfrontalieri con riferimento a vicende processuali che hanno riguardato la Bulgaria e il Portogallo. Vicende delle quali, peraltro, vicende che hanno dato origine a procedimenti che al momento non sono pendenti però davanti alla Procura di Salerno, ma sono pendenti davanti alla Procura di Napoli. Perché questo? Perché la materia della individuazione dell'ufficio giudiziario competente per quanto riguarda il delitto di quell'articolo 452-quaterdecies del codice penale è questione particolarmente delicata. Proprio la vicenda dei rifiuti della Tunisia rappresenta, ha un valore emblematico, no, di questa difficoltà nella individuazione del foro territoriale competente, perché la competenza a investigare su questa vicenda fu attribuita in un primo momento, a seguito di un contrasto proposto dalla difesa degli imputati, dalla Procura Generale della Cassazione alla Procura di Potenza, per la verità disattendendo, delle osservazioni della Procura di Salerno, che vennero poi viceversa recepite, che sono state poi recepite pressoché integralmente dal Tribunale del Riesame di Potenza, che ha ritrasmesso, appunto, poi il fascicolo a Salerno. Quindi chiaramente sulla specifica vicenda processuale l'ufficio ha avuto modo di interessarsi in una parte assolutamente iniziale, allorquando sostanzialmente i rifiuti erano ancora in Tunisia, erano stati semplicemente individuati e non ancora ritrasmessi, restituiti all'Italia, e nella fase attuale, successiva all'esecuzione delle ordinanze cautelari richieste inizialmente dalla Procura di Potenza e poi, confermate ai sensi dell'articolo 27 del Codice di Procedura Penale su richiesta della Procura di Salerno. La fase iniziale delle indagini fu caratterizzata immediatamente da alcune difficoltà per la verità che permangono tuttora.
e che hanno una qualche incidenza in quelle che saranno le determinazioni che la Procura di Salerno dovrà prendere. Nonostante un incontro informale che avvenne in videoconferenza per il tramite di Eurojust e della DNA con l'autorità giudiziaria tunisina, solamente una parte degli atti investigativi raccolti da quel paese sono stati poi trasmessi all'Italia. In particolare c'è stata trasmessa una sentenza di condanna che riguarda appunto determinati soggetti, tra cui anche un italiano, e la requisitoria del pubblico ministero. Non ci sono stati trasmessi, nonostante una manifestata disponibilità in questo senso, quelli che erano stati gli atti investigativi che erano stati assunti da quell'autorità giudiziaria. Vengo poi alla parte, finale. La parte finale chiaramente vede in questo momento, ci ha visti ovviamente impegnati nella conferma dei provvedimenti cautelari, e ci vede impegnati ora in quelle che sono le determinazioni conclusive da assumere, sulle quali abbiamo qualche ulteriore accertamento da fare. Questo ne parlerò poi alla fine, perché va in seduta segreta. Si inserisce in questa vicenda poi la vicenda dell'incendio dei rifiuti di Persano. Ora, sul punto io ho trasmesso una relazione stamattina concernente quelli che sono i fatti pubblici immediatamente percepibili. L'incendio avviene, i rifiuti vengono stoccati sulla base di un'intesa intercorsa tra la Regione Campania e il Ministero della Difesa, vengono stoccati in una zona militare. Zona militare che però costituisce un ampio comprensorio recintato, non videosorvegliato unicamente nella porzione concernente il cancello d'ingresso. Quindi sostanzialmente accessibile senza particolari difficoltà. Non è neanche una zona sorvegliata militarmente, per darvi idea, non c'è una ronda di sentinella che passa per i confini dell'area militare. E quindi sostanzialmente viene incendiato. L'incendio, dagli accertamenti che abbiamo fatto, appare essere un incendio doloso, perché sono stati rilevati più punti di innesco. Se le dispiace, a questo punto andrei in seduta segreta. Sì, un attimo. Sì, se siamo d'accordo passiamo in seduta segreta e dopo riprendiamo la parte pubblica. Ok, quindi chiedo ai colleghi, comunico ai colleghi che ci stacchiamo per poi magari dopo mandiamo un altro messaggio dove li informiamo che riprende la parte pubblica, ok? Sì, allora... Un attimo. Ok, sì, ecco, se non c'è altro da aggiungere, sento se c'è qualche domanda nello specifico sull'audizione appena in corso, se no ringrazio. Prego, Petrucci. No, era solo perché il sito individuato all'interno dell'area militare era un sito, ho visto, però... se ho capito male, dal 2015, cioè tutti i rifiuti che erano all'interno e stoccati per l'emergenza del 2008 dovevano essere tolti da lì per il 2015, entro il 2015, forse questa era stato liberato e poi è stato riutilizzato per i container e quindi... Era già stato interamente liberato delle coballe che già erano state stoccate lì, ed è stato riutilizzato per stoccare questi ulteriori container.
Okay. Una volta. Quindi chi ha deciso lo stoccaggio lì nuovamente? Cioè, la Regione Campania in accordo con il Ministero della Difesa e con l'autorità d'ambito, con la provincia e con l'autorità d'ambito Salerno. Bene, grazie. Da cui l'affidamento Ecoambiente e società in house dell'autorità d'ambito. Dottore Potenti. La ringrazio Presidente. Solo sulla circostanza testé citata, per sapere se potete confermare appunto l'ulteriore particolare di proteste che vi furono da parte della popolazione dei territori limitrofi al luogo di stoccaggio al momento della diffusione della notizia e poi successivamente nelle fasi di deposito di questi materiali all'interno di questa base, riguardante appunto la contrarietà di comitati o diciamo aggregazioni spontanee di cittadini rispetto a questo tipo di, e se ritenete ci possano essere delle relazioni tra questo e l'accaduto. Posso rispondere? Prego, prego, prego. Guardi, io proprio ebbi in procura a Salerno un incontro con una rappresentanza di cittadini che stavano svolgendo delle manifestazioni di protesta in vista della possibile decisione di stoccaggio di questi rifiuti a Persano, e le ragioni della protesta erano proprio costituite dal fatto che già la località era stata prescelta in precedenza come luogo di stoccaggio delle ecoballe che poi erano rimaste lì. Va bene? Allora la Regione in realtà prese l'impegno di rimuovere tempestivamente questi rifiuti una volta liberati, una volta svincolati dall'autorità giudiziaria, e prese anche l'impegno nel contempo di ottemperare agli antichi impegni relativi alle precedenti ecoballe stoccate a Persano, cosa che poi in realtà fece, perché poi erano state appunto furono smaltiti quei rifiuti. E insomma sostanzialmente aveva, devo dire la verità, anche tempestivamente provveduto in relazione agli ulteriori, perché come le ho detto l'affidamento e la consegna materiale dei rifiuti era avvenuta il giorno prima dell'incendio. Grazie, io se non ci sono nuove domande ringrazio il nostro ospite per illustrare la sua relazione e ringrazio anche gli altri dottori procuratori, grazie.